Allora, è che noi ci conosciamo, siamo ragazze, abbiamo, Linda ha partecipato anche a un progetto che era nato da Serena Dandini, che era Ferite a Morte, quindi come dire, a proposito di violenza contro le donne ci siamo attivate per tempo. Io credo che tu abbia una cosa importante da dire sul ricucire il tessuto sociale, sul nostro tessuto sociale. Allora, io devo parlare di numeri, ma i numeri ci dicono delle cose molto importanti a proposito del clima che si respira anche in questa sala. E la prima cosa che vorrei dire è che questo paese ha vissuto una crisi che è stata una crisi molto violenta, molto lunga. È una crisi che si protrae da un punto di vista sociale, perché la povertà assoluta è raddoppiata nel 2012 e poi non è più diminuita. Questo significa che questa crisi ha un po' diviso il paese, perché sono stati colpiti più i giovani degli anziani, più il nord, più il sud del nord e più gli uomini delle donne, tra l'altro. L'ha divisa, però c'è un dato importantissimo che emerge, e cioè il tessuto sociale del nostro paese non si è disgregato e ha assolutamente tenuto. Questa è una cosa importantissima. E quando parlo di tessuto sociale non lo dico per rivendicare una cosa di fronte a voi, perché siete parte di questa vitalità del tessuto sociale. Io sto parlando delle reti informali familiari di aiuto, sto parlando delle reti di volontariato, come siete qui, che hanno rappresentato una risposta strutturale e positiva. Un esempio: se ci fosse stata disgregazione sociale, noi avremmo avuto un incremento dei reati violenti, noi avremmo avuto crescita degli omicidi, delle lesioni dolose. Invece nel nostro paese sono diminuite, non ci sono stati gilet gialli, eppure la crisi della Francia è stata inferiore alla crisi dell'Italia come intensità. Questo ci dice che il nostro tessuto sociale ha tenuto con la forza del volontariato e con la forza delle nostre reti familiari e con la forza della capacità, dell'ingegno, della creatività dei lavoratori italiani. Non tutti ce l'hanno fatta, ma anche a livello di piccole imprese hanno saputo ricollocarsi, rinnovarsi. Ora, questo però che ci dice? Che queste reti non è che all'infinito possono reggere da sole, hanno bisogno di essere sostenute, perché in questo processo che c'è stato le reti si sono logorate. Pensiamo a quelle familiari. Nel momento in cui è cresciuta la povertà, gli anziani hanno aiutato i figli disoccupati adulti, le donne hanno aiutato i genitori anziani non autosufficienti, in molti casi dovendo farsi carico anche dei loro nipoti, perché i servizi, le strutture, come sappiamo, non sono adeguate e perché sull'assistenza non si è più investito e la spesa sociale su quel fronte è andata indietro. Allora, tutto questo non potrà andare avanti così. Bisogna essere coscienti che gli italiani ce l'hanno messa tutta con le loro reti, e i volontari, che sono 6 milioni, producono 260 milioni di ore al mese gratuite di pura solidarietà. E questo è un tesoretto pazzesco che dobbiamo salvaguardare e estendere, perché solo con l'aumento e l'incremento del tessuto sociale e del senso di comunità, come ha detto il Presidente della Repubblica, possiamo veramente fare un salto di qualità.
Grazie. Grazie Linda. Grazie, è importantissimo questo che hai detto, perché è un giacimento che non, da cui non si può solo estrarre, ma va rigenerato. Certo. Grazie, grazie. Grazie Linda, grazie mille. Un grande applauso.